Bellissimo gesto di generosità da parte dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Castellina e Radda nel Chianti, che ha effettuato una donazione alla TL Siena Onlus per il Dipartimento della Donna e dei Bambini dell'azienda ospedaliera universitaria senese. La somma donata è il ricavato di un concerto che si è tenuto nel mese di dicembre ed il presidente dell'associazione, il vice brigadiere in congedo Beniamino De Gaetano, alla presenza del comandante provinciale dei Carabinieri di Siena, colonnello Stefano Di Pace, ha consegnato l'assegno a Katia Landi e Francesco Anichini, rispettivamente presidente e vicepresidente della TL Siena Onlus, al professor Mario Messina, direttore del Dipartimento della Donna e dei Bambini, al professor Salvatore Grosso, direttore della pediatria, e alla coordinatrice infermieristica Giuliana Masiero. Ascoltiamo il vice brigadiere in congedo De Gaetano. La nostra associazione quest'anno è il quarto anno che siamo presenti qui al reparto di pediatria. Quest'anno abbiamo deciso di evolvere un assegno sempre al reparto di pediatria per i bambini che soffrono di leucemia e nello stesso tempo a dare questo piccolo nostro contributo al reparto in modo da poter far sì che li spendano nel modo migliore per i bambini e nello stesso tempo per sopperire a determinate situazioni che ci dovessero essere. Le parole di Katia Landi, presidente dell'ATL Siena Onlus. È stato un gesto lodevole e io devo ringraziare tutta l'Arma dei Carabinieri e i Carabinieri in pensione, anche perché l'ATL opera all'interno della pediatria, in particolar modo nel reparto di ematoncologia pediatrica da 40 anni, quindi noi siamo felici di poter in qualche modo portare avanti tutte quante le nostre iniziative e è proprio da questi gesti che noi riusciamo a far fronte ai desideri e ai sogni dei nostri ragazzi. Ed infine il commento del colonnello Stefano Di Pace, comandante provinciale dei Carabinieri di Siena. È un atto di generosità, sono atti semplici, ma la nostra professione e il nostro operato non è costituito solamente da fatti d'arme, sono queste le cose più importanti a cui teniamo e questo credo che sia la testimonianza più concreta della vicinanza che abbiamo noi a questo problema e ai malati che sono ricoverati, i più piccoli che sono ricoverati in questo ospedale.